Chiaramente dobbiamo stare molto attenti perché stiamo parlando di un spostamento di baricentro di potere economico e di rendite economiche molto importante. Quindi è chiaro che non andrà tutto liscio al primo tentativo e non sta andando ancora tutto liscio perché stiamo ancora aspettando questo decreto attuativo. Che è un sell formalmente, quindi speriamo che non sia semplicemente una scusa per allungare ancora i tempi, ma non credo. Ci sono degli indizi abbastanza importanti. Ieri è uscito sulla stampa pubblicamente la notizia che Intesa San Paolo ha in programma o ha già destinato 76 miliardi alla transizione energetica, quindi per finanziare le rinnovabili, e ha specificato esplicitamente le comunità energetiche. È uscita ugualmente pubblicamente la notizia che la Ferrari vuole costituire una grossa comunità energetica di potenza piuttosto importante. Quindi i segnali per un passaggio ci sono. D'altronde, come si direbbe, non si può continuare così perché con questo prezzo dell'energia che continua a essere ancora quasi 3 volte, 2 volte e mezza, 3 volte il prezzo che era prima dell'aumento del costo stesso, insomma, è chiaro che le aziende non possono continuare così, quindi una soluzione va trovata. Poi certo, ci sarà sempre da parte degli oligopolisti un tentativo per rimanere tali. È ovvio, è evidente, chi è in situazione di oligopolio, per non dire di monopolio, ma direi oligopolio, tenterà sempre di rimanere in questa posizione. Quindi le preoccupazioni è giusto averle ed è giusto assolutamente prepararsi con eventuali strumenti normativi per neutralizzarli. Per fortuna la direttiva è chiara e quindi la direttiva vuole che i vantaggi vadano alla collettività, al cittadino, alle famiglie, alle piccole e medie imprese. Quindi da questo punto di vista abbiamo una copertura assolutamente buona. Dopodiché io ormai da 2 o 3 anni diciamo vengo chiamato a intervenire a questi momenti divulgativi per parlare sempre di comunità energetiche e direi che la cosa ovviamente continua, deve continuare. Io sono il coordinatore del Comitato Transizione Ecologica, quindi voglio ribadire che non ci fermiamo solo alle comunità energetiche, ci sono tantissime altre cose da fare. E ringrazio Ecofuturo perché sta facendo una delle operazioni indispensabili, che è quella della conoscenza. Perché è chiaro che non si cambia modello di riferimento finché non si conoscono modelli alternativi. Quindi l'operazione che voi state facendo da anni è assolutamente, assolutamente importantissima e non è una sviolinata, è la realtà. Io stesso sto spingendo quello che è stato un suggerimento di Beppe dall'inizio, da quando nacque il movimento, e Beppe Grillo, quello di divulgare le alternative tecnologiche possibili. Perché finché non dimostriamo che appunto un altro modello tecnologico, industriale, produttivo è possibile, allora si rimane ancorati sul modello attuale. Io faccio sempre l'esempio che da decenni gli italiani sono come diciamo, dei poveracci che sono accovacciati sotto le tavole dei ricchi. Tavole che sono riccamente imbandite e dalle quali cadono le briciole. E molti italiani sono come quei poveracci che raccolgono le briciole e si saziano con quelle briciole e sono convinti che quello sia tutto ciò che gli spetta, che non sia possibile un altro modello, che già quello sia sufficiente. Invece la realtà è che appena sopra la loro visuale c'è molta più ricchezza di quanta gliene arriva. Solo che va cambiato il modello, va cambiato il modello, va cambiato il modello di distribuzione della ricchezza, perché tutti voi sapete bene che la ricchezza continua a essere concentrata
in sempre meno mani, in sempre meno mani. Mentre ricchezza ce n'è molta, solo che la distribuzione continua a peggiorare. Faccio presente un dato solo, che andrebbe, anzi facciamo due, è meglio, che andrebbero diciamo divulgati costantemente. Uno è quello dei sussidi alle fonti fossili, che lo ripeto costantemente, sono 16 miliardi di euro al giorno. 16 miliardi di euro al giorno. E l'altro è quello dell'aumento degli stipendi. L'Italia è l'unico paese che dal 1990 in poi ha visto una diminuzione del potere d'acquisto degli stipendi. Mentre tutti gli altri paesi hanno avuto chi più chi meno un aumento della loro retribuzione, del loro potere di acquisto, l'Italia ha avuto un calo dal 1990 ad oggi. Qualcuno dirà bella scoperta, sì, non è niente di nuovo nella, diciamo così, nella conoscenza media, però i dati ufficiali ci confermano appunto questa situazione. Quindi a questo punto, consentitemi prima di arrivare a due proposte, perché poi è sempre necessario passare alla parte propositiva. Consentitemi. Forse è una excusatio non petita, ma io sento che devo farla perché il Movimento 5 Stelle da un anno a questa parte non è più al governo e naturalmente sta protestando contro tutta una serie di situazioni. Ora, su tutto ciò che il Movimento 5 Stelle, che io rappresento per la parte di transizione ecologica, dice e propone, qualunque interlocutore potrebbe rispondere, e spesso lo fa, beh, ma voi siete stati 5 anni al governo, sia col centrodestra sia col centrosinistra, perché non avete fatto voi queste cose, visto che adesso vi scaldate tanto nel dire che vanno fatte? E io devo sempre continuare a ricordare che sì, eravamo al governo, ma non eravamo il governo. Eravamo sempre in coalizione e coalizione significa che tu non fai tutto quello che vuoi, fai ciò che il resto della compagine governativa ti permette di fare, sempre col principio della maggioranza. Quindi nel primo governo avevamo definito dei punti che erano dei compromessi con la Lega e nel secondo governo ugualmente avevamo definito dei compromessi con il PD. E liberi uguali e nel terzo governo c'eravamo solo per minimizzare i danni, perché io ripeto sempre che nel terzo governo ci siamo stati per minimizzare i danni, se non ci fossimo stati i danni sarebbero stati ancora peggiori, vedi ecobonus. Ora, per arrivare alla parte propositiva, voi in questi giorni ancora una volta porterete moltissime tecnologie innovative che sono quelle che ci permettono appunto di cambiare modello produttivo industriale. Ecco, bravo. Io da Movimento 5 Stelle da un paio di mesi ha lanciato una campagna sui 15.000 bacini idrici che sono da ecodragare e l'ecodragaggio l'ho scoperto appunto a Ecofuturo. Per ripristinare la loro capacità piena, perché sappiamo che sono mezzi pieni di rifiuti e quindi 6 miliardi e mezzo di tonnellate che potremmo avere stoccate, immagazzinate in questi bacini, non sono disponibili perché appunto il bacino è mezzo interrato, è mezzo pieno di rifiuti. Su questi 15.000 bacini che già esistono, quindi nessuno può dire che consumiamo suolo, ci potremmo mettere il galleggiante. Il fotovoltaico galleggiante, sul quale ho fatto una diretta spiegando i numeri qualche giorno fa, quindi chi ha piacere lo può anche recuperare, ma i numeri sono molto semplici. Col 4% di superficie occupata, quindi il 4%, potremmo avere una potenza installata che raddoppierebbe l'attuale potenza dei bacini idrici che hanno dell'idroelettrico montato. E per ogni ettaro coperto da fotovoltaico, con l'effetto ombreggiatura andiamo a salvare, a impedire a 10.000 tonnellate all'anno di acqua di evaporare. E l'acqua naturalmente è il bene più prezioso che abbiamo, quindi se impediamo l'evaporazione è tutto oro colato, in questo caso oro blu, perché
colato. E naturalmente, se arriva questo benedetto decreto comunità energetiche, potremo prendere questi impianti fotovoltaici che fra l'altro hanno già un prezzo di produzione estremamente basso, hanno già un prezzo di produzione estremamente basso, potremmo rendere questi impianti naturalmente in forma di comunità energetiche che Ah, continuano a certo, rimanere sì, la migliore forma di installazione di nuovi impianti. quindi Chiudo con un'ulteriore proposta che certo, sto che facendo a diciamo ogni in comunicato intervento, ufficio che vogliamo che è fare quella con di parlare, l'amministrazione di siciliana, spiegare e poi di comportarsi di conseguenza di un nuovo modello anche di finanza. quindi io gli ho Perché scritto se l'Unione Europea da 3 anni ho avuto parla di finanze sostenibili la sua e disponibilità, dice che il modello finanziario deve certo, però spostarsi verso una finanza sostenibile, è chiaro che implicitamente sta dicendo che la finanza attuale non è sostenibile. no, appunto, Anche qua qualcuno mi dirà bella scoperta. Marco Moro gli ho Sì, scritto, effettivamente è se il si muove segreto di lui, Pulcinella, posso però influenzarlo. si parla Comunque troppo poco dei modelli alternativi, perché i sì, modelli infatti, no, alternativi di certo. finanza sostenibile ci sono e come, a Sì. partire dai veri green bond, che devono essere veramente green, veramente verdi, agli istituti finanziari che praticano veramente finanza sostenibile. Perché altrimenti, se noi non parliamo di finanza, che ha un potere economico 1.000 volte maggiore dell'economia reale, e 1.000 non è un numero a caso, perché il petrolio fa un fatturato annuo di 3.000 miliardi all'anno, prezzi correnti fino a qualche anno fa era 2.000 miliardi all'anno. I derivati, che sono uno dei principali prodotti della finanza speculativa, fanno 2 milioni di miliardi, non 3.000 miliardi, fanno 2 milioni di miliardi di dollari di controvalore annuo. Quindi stiamo parlando di 3 ordini di grandezza superiore, 1.000 volte superiore. Quindi se non parliamo di finanza sostenibile e se non facciamo capire alle imprese, in primis, perché sono loro che veicolano grosse quantità di denaro, e poi naturalmente alle famiglie, perché comunque c'è ancora denaro privato, denaro familiare, sia sotto forma di risparmi, sia sotto forma ancora di rendite, che si deve spostare, che abbiamo noi il coltello dalla parte del manico, perché le banche non creano denaro, non stampano denaro le banche private, è solo la BCE che può farlo in Europa, ma le banche private semplicemente gestiscono, movimentano denaro, ma non lo creano, il denaro è quello nostro, è quello delle imprese, delle famiglie. Se non spieghiamo loro che è possibile e funziona e addirittura ha delle rendite superiori. Che la cosa miracolosa è che gestire il denaro in maniera saggia e etica addirittura fa rendere di più perché non ti fa correre quei rischi che ci sono nella finanza speculativa e tutti quanti ci ricordiamo il 2008, tutti quanti è bene che ci ricordiamo che non abbiamo ancora recuperato dal 2008, perché tutti i parametri produttivi, PIL, eccetera, sono ancora tutti sotto il livello del 2008. Quindi se non cambiamo questo modello, non completiamo l'opera, anzi probabilmente faremo estremamente fatica a completarla, perché la finanza con il potere economico che ha, domina la comunicazione e chi domina la comunicazione naturalmente decide da che parte deve andare la politica. Quindi grazie, e io sono sempre qua, vi ascolto, vi streamo sui miei social e quando volete ci risentiamo. Mi raccomando, grazie a tutti, ti ringrazio tantissimo Gianni.